Benissimo, quindi proprio andiamo a vedere esattamente con lo schema che tu hai delineato l'obbligazionario. Allora, innanzitutto, obbligazionario ci dobbiamo dividere tra quello che è l'obbligazionario corporate, cioè le obbligazioni emesse da aziende, e l'obbligazionario sovrano governativo. Allora, sul corporate io direi è bene puntare chiaramente a tassi variabili, e comunque questo in genere, tassi variabili assolutamente, e ad aziende con poco debito. Perché? Perché le aziende che sono gravate da molto debito o in un panorama di tassi crescenti cominceranno ad avere dei problemi di bilancio. E quindi queste stesse aziende, di cui sarebbe meglio non acquistare le obbligazioni, saranno le stesse a non essere candidate come azioni da acquistare, proprio come investimento azionario. Per quanto riguarda il governativo, ancora a questo punto tassi variabili, titoli eventualmente che sono agganciati all'inflazione e duration tendenzialmente corte per quel che riguarda gli eventuali tassi fissi. Duration corte significa che abbiano una durata residua non superiore ai 3, massimo 5 anni. Perché? Perché se dovessero salire i tassi di interesse, a quel punto lì avremmo dei problemi in conto capitale. Quindi, se naturalmente tutto questo è dal punto di vista obbligazionario.